Finalmente è stato rilasciato l'aggiornamento di Natale su Fortnite. Questo aggiornamento era uno dei più attesi in assoluto. Infatti sono ritornati gli aerei della Season 7. Inoltre un'intera parte della mappa è stata del tutto coperta dalla neve. Inoltre la Epic Games ha deciso anche di fare la buona. Infatti quest'anno sotto l'albero di Natale di Fortnite ci ritroveremo due skin del tutto gratis. Nel video di oggi, signori, vi andrò a spiegare come sbloccare tutte queste nuove ricompense del tutto gratis. Inoltre vi andrò anche a spiegare tutte le novità che sono state introdotte con questo nuovo aggiornamento. Ma prima di iniziare, come sempre e come al solito, vi ricordo di lasciare un bel like qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, cosa importantissima, perché ogni giorno solo e solamente su questo canale escono tutte le news più fresche riguardanti il mondo di Fortnite. Ma adesso, signori, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo immediatamente a scoprire la prima news di quest'oggi. E di cosa potremmo mai andare a parlare se non del trailer ufficiale del Winterfest 2020? Guardate un po', questo trailer è uscito appunto qualche ora fa. Guardate un po', ci sono tutte le skin di Natale che cantano con questo nuovo balletto del tutto gratis che potete andare a riscattare esattamente ora in game. E sono stati reinseriti gli aeroplani, come appunto vi ho già detto. Dovete completare tutte le sfide per sbloccare tutte queste nuove skin, tra cui quella che avete appena visto. Questi zaini, questi picconi, signori, è tutto del tutto gratis. Anche questa skin, penso proprio. Insomma, ci sarà davvero da divertirsi con queste nuove skin. Queste due skin che potrete andare a riscattare del tutto gratuitamente. Ma attenzione, signori, mi è stato appena comunicato che è cambiata anche la mappa di Fortnite. Infatti durante questa nuova patch è stata anche cambiata appunto la parte destra in fondo della mappa. Questa parte adesso si presenta del tutto innevata, esattamente come nella stagione 7. Anche in questa nuova season la Epic Games ci sorprende con un nuovissimo bioma del tutto a tema natalizio. Inoltre, come tutti gli anni, anche quest'oggi Fortnite ha cambiato il Battle Bus di Fortnite, che adesso si presenta in questo stile del tutto natalizio. È successo nella stagione 2, nella stagione 7, nella stagione 1 del capitolo 1 e adesso è successo nuovamente in questa season 5. A parer mio questo Battle Bus è davvero assurdo, però questa è una notizia un po' scontata, infatti succede tutti gli anni. Adesso infatti passiamo immediatamente alla terza news di questo video e andiamo infatti a parlare di una nuovissima arma esotica che è stata introdotta all'interno del game di Fortnite. Quest'arma, quanto pare, è un lanciapalle di neve, questa specie di nuova arma. In realtà l'avevamo già vista fin dalla stagione 2 del capitolo 1 di Fortnite. È un'arma piuttosto forte, è una specie di lanciagranate e adesso è disponibile in game solamente nei pacchi regali. Tra l'altro sicuramente avrete notato che finalmente i pacchi regali sono stati reintrodotti all'interno del game. Sono stati reintrodotti anche i pupazzi di neve e tantissimi vecchi items della stagione 7 del capitolo 1. Inoltre, come vi avevo già anticipato prima, sono stati reintrodotti anche gli aerei su Fortnite. Ci sono 5 località della mappa dove possiamo andarli a trovare e la prima è esattamente questa qua. Mi raccomando, memorizzatevela. Adesso passiamo alla seconda località, che si trova esattamente sopra a Parco Pacifico, sopra Pleasant Park. In questa zona appunto dove c'è la montagnetta, dove ci sono gli alberi, appunto in questa zona dove c'è anche Snowman, un nuovissimo NPC che vi potrà dare davvero un'arma esotica potentissima, ma non vi faccio spoiler. Dopodiché dovrete andare esattamente in questa zona della mappa, sopra Putrido Pantano, sopra le fabbriche. Ma non è finita qua, infatti sempre vicino a Putrido Pantano possiamo trovare anche un'altra zona per gli aerei. Insomma, proprio una mappa del tutto pienissima di aeroplani da guidare. E infine concludiamo con la quinta ed ultima zona di quest'oggi, che si trova esattamente vicino a Catty Corner, appunto dove c'è il benzinaio, dove ci sono appunto quelle casupole sopra le montagne. Ebbene, in quella zona potrete andare a trovare gli ultimi aerei rimasti sulla mappa. Ragazzi, interrompo pochi secondi questo video perché ho notato una cosa davvero assurda. Infatti il 76% di voi che guardate tutti i miei video non siete ancora iscritti al canale. Perciò cosa state aspettando, signori? Iscrivetevi al canale in questo esatto momento perché è del tutto gratis. Inoltre non vi perderete mai nessuna news di Fortnite. Inoltre, se siete iscritti con la campanella attiva e guardate i miei video dall'inizio fino alla fine e scrivete qua sotto nei commenti il vostro ID di Fortnite, vi andrò
andrò a regalare ovviamente con il codice BESTYT una skin del tutto gratis a uno. È stato inoltre aggiunto un nuovissimo flopper ed ecco qua un gameplay. Praticamente noi ce lo mangiamo, lo assorbiamo e praticamente le nostre gambe si ghiacceranno del tutto. Questa cosa è davvero assurda. Ovviamente noi scivoleremo, quindi non vi consiglio di utilizzarlo molto spesso, ma solamente vedendo l'effetto che ha questo nuovo flopper possiamo ben capire che questo aggiornamento è davvero molto ma molto divertente. Inoltre signori, è appena arrivata una notizia davvero assurda. Infatti sembra proprio che nel 2021 la creativa di Fortnite si sconvolgerà del tutto, diventerà qualcosa di assurdo. A quanto pare infatti potremmo prendere dei file di Blender o comunque delle nuove animazioni del tutto dal nostro PC ed inserirle gratuitamente all'interno di Fortnite in pochissimo tempo. A quanto pare inoltre potremmo anche creare delle skin personalizzate, quindi creare noi stessi le nostre skin di Fortnite ed inserirle automaticamente all'interno del gioco. Questa cosa è davvero assurda, fatemi sapere tutti dal primo all'ultimo obbligatoriamente cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E quindi niente signori, anche per oggi le news sono finite qua. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così mi raccomando non scordatevi di droppare un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche. Detto questo signori, noi come al solito ci becchiamo ad un prossimo video. Bella raga. La nuova patch 15.10 è stata finalmente implementata su Fortnite. Questo nuovissimo aggiornamento ha portato davvero tantissime novità. Infatti sono state introdotte nuove armi in game e presto potremo anche assistere ad un nuovo ritorno degli aeroplani su Fortnite. E non solo, infatti con questo nuovo aggiornamento potremo anche sbloccare tantissime skin gratis. Nel video di oggi signori andremo a scoprire tutte le novità riguardanti questa patch 15.10. Ma prima di iniziare, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like qua sotto.